Chiamo qui la presentatrice della serata, Claudia Andreatti. Claudia Andreatti. Sapevamo foste tanti, ma non a tal punto. Bravissima. E quindi abbiamo portato il rinforzo. E il direttore generale INAIL Campania, dottor Emilio Silenzi. La serata è affidata a loro. Che responsabilità! E poi il passaggio di testimone, ovvero di microfono, della professoressa della Fornace, nonché il direttore artistico di questo meraviglioso festival, alla sua prima edizione qui a Mercogliano, un festival dedicato al cinema, ma volto a parlare del lavoro. Non so se è il cinema a entrare nel mondo del lavoro o il mondo del lavoro a entrare nel cinema, un po' entrambi. So che è stata una settimana ricchissima di eventi, di tavole rotonde, di incontri, di confronti. Avete avuto ospiti illustri, non ultimo il grandissimo maestro Giuseppe Tornatore, che la prof ama chiamare Pepiniel, e infatti oggi mi ha parlato del Pepiniel suo tutto il giorno, e appunto ho avuto modo un applauso a Giuseppe Tornatore, ci sta tutto, perché ha voluto regalarci una giornata intera qui a Mercogliano per parlare con i vostri ragazzi, che tra l'altro vedo sono anche qui quest'oggi. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, ciao. Io sono vicino al dottor Silenzi perché oggi è una giornata clou di questa settimana, perché finalmente consegneremo i premi ai ragazzi che hanno contribuito a questo festival con i loro cortometraggi. Prima però di arrivare a questo momento saliente della giornata, nonché della settimana, assieme al dottor Silenzi vorremmo premiare o comunque lasciare un riconoscimento, un ricordo a tutti coloro, le istituzioni che hanno reso possibile questo grande progetto, che, come ha detto appunto il maestro Tornatore, un sogno che è diventato realtà. Quindi passo il microfono al dottor Silenzi e chiederei a questo punto com'è andata questa prima edizione. Soddisfatti? Qual è il resoconto alla fine dei lavori? Diciamo molto soddisfatti. Sono stati 5 giorni molto intensi, con impegni mattina e pomeriggio, quindi anche tutte le nostre strutture sono state impegnate veramente in maniera intensa, però lo sforzo è risultato sicuramente non vano, anzi molto molto efficace è stata queste 5 giornate. Con vero piacere che premiamo Nicola Costa, col quale noi abbiamo un rapporto di grande amicizia. Buonasera a tutti. Innanzitutto desidero esprimere la mia soddisfazione per come sono andati i lavori del festival e le mie felicitazioni. Il direttore regionale del lavoro, quindi è il Ministero del Lavoro sul territorio campano. Grazie. E mi fa piacere ripetere che lavoro senza sicurezza non è lavorare dignitosamente. Grazie. Quelli col cappellino rosso. Tu non sei ancora nato, allora. Ai miei coetanei a cui ho promesso una sorpresa. Allora, i ragazzi della scuola primaria, ora buona, del secondo circolo didattico di San Giuseppe Vesuviano. Tutti li vogliamo, tutti, intanto ci stiamo, vicini vicini. L'unione e la vicinanza fanno la forza e voi ne siete la testimonianza. Complimenti ragazzi. Cappelletti rossi, come vi chiama la prof. Il premio chi lo diamo? Siete così tanti che lo dividiamo tutto a pezzetti. Ragazzi, sono 22. E tutti e 22. Diceva la prof, a proposito di sicurezza. No, no, non vorremmo mai, proprio oggi è una festa.
È una scena, esatto, per testare la sicurezza della sala degli arazzi. Allora, visto che siete premiati, provate un po' a chiudere la bocca, vediamo un po'. E anche laggiù, i più grandi. È l'emozione proprio. Allora, passo subito la parola a chi consegnerà questo premio, che è il dottor Silenzio. Allora, bene, a me piace moltissimo premiare voi ragazzi, perché voi siete veramente le persone alle quali noi ci rivolgiamo per fare questi discorsi di sicurezza, che grazie ai vostri insegnanti che fanno un'opera incredibile, perché da loro, da voi e da loro nasce la vostra educazione, la vostra cultura, perché io le cose più importanti le ho acquisite quando facevo le elementari, perché dopo non c'è più quella possibilità, quella serenità, quella tranquillità per potersene vivere bene. E voi l'avete vissuto benissimo, perché avete fatto pure questo bellissimo film. Quindi io dico alle insegnanti di insistere su questa strada. Tra l'altro c'è una figlia di 4 anni, per cui fra poco verrà nelle vostre aule. E quindi per me è molto importante lavorare per voi. Noi lavoriamo per voi, perché poi voi possiate lavorare sereni e felici nel vostro futuro. Ok, grazie. Voi ricevete, oltre che una compensa, diciamo, per quello che avete fatto, che viene data alla scuola, anche questa piccola targa ricordo che rimarrà per sempre nel vostro albo della scuola. E fate vedere pure voi il vostro film, anzi facciamolo vedere a tutte le scuole di Avellino. L'avete fatto voi, non di Avellino, vabbè, perché qui sto ad Avellino, perché sennò di tutta la Campania. No, no, ma certo, di tutta la Campania, ci mancherebbe, anche perché San Giuseppe Vesuviano è Napoli. Quindi con grande piacere noi vi consegniamo questo regalo, va bene? Grazie. Allora quindi, scusate che mi faccio avanti per più alti di me, eh? Va benissimo. Ok. Posso? Va bene. Allora, anzitutto io ringrazio gli organizzatori per, diciamo, la stima, l'affetto che ci hanno dimostrato verso, diciamo, verso la nostra istituzione scolastica. I ragazzi, i docenti, i genitori, perché parlando di lavoro, un buon lavoro è frutto della collaborazione di tante persone. Allora, io penso questo, che una mano ciascuno, veramente è possibile fare tante cose. Questo è lo spirito che noi cerchiamo di dare ai nostri ragazzi. Nel tema della sicurezza è ovvio, lavorare è la, diciamo che oggi dobbiamo cercare di formare dei cittadini, e formare dei cittadini è importante fin dalla loro età, lavorare su di loro, dare dei sani principi, far capire che il lavoro è importante, ma è importante la sicurezza sul lavoro. E questo in collaborazione, ripeto, famiglia, scuola, i ragazzi vengono formati, il territorio, devono collaborare tutte le istituzioni per riuscire a ottenere dei risultati, perché noi stiamo in un momento molto, molto delicato. I ragazzi sentono parlare di lavoro, ma più delle volte sentono di parlare di lavoro nel senso della precarietà del lavoro. Però la precarietà del lavoro non deve determinare la poca sicurezza. Vorrei cogliere un'occasione, però adesso chiedo ai ragazzi della mia scuola, a tutti i genitori, a tutte le persone presenti, di fare un applauso anche ai ragazzi che non sono qui presenti, però comunque hanno lavorato, e partecipare, come diceva il tuo, per me è importante, non è finito. Al Festival di Roma, al Festival di Toronto, al Festival di Vancouver, al Festival di New York. È dappertutto la stessa forza. A questo punto dichiaro ufficialmente conclusa la prima edizione del Mercogliano Film Festival, il cinema incontra il lavoro del 2013, e un arrivederci al prossimo anno.